Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo stupidoso video cinema, rubrica cinema di Loletta 5 Channel, dove se non sbaglio dovrebbe essere la settima puntata. Comunque, in conclusione, sì, abbiamo finito tutta la mia collezione ufficiale di DVD, almeno quelli che ho qua sopra, o in generale quelli più famosi, Allora, vi consiglio come al solito anche oggi 3 film, spero che vi piacciano, film molto muzzo e misti, ora vedremo un po'. Allora, il primo film che vi consiglio è Inertials, con la bellissima Cameron Diaz. Una commedia dolce e amara, diretta dal premio Oscar Kurt Hansen e tratta dal best seller, è la storia di due sorelle che non hanno nulla in comune, che il DNA ha la medesima taglia di scarpe, il 42. La bella e prorompente Maggie, ovviamente Cameron Diaz, che non si perde neanche una festa, e la serie pragmatica Rose, brillante avvocato. Dopo un terribile litigio, le due devono percorrere la difficile strada che le porterà a riscoprirsi sotto una nuova luce, aiutata nell'impresa di una nonna, la famosa Shirley MacLaine, che credevano di aver perso per sempre. Quindi, case di riposo, nanni, il vero senso della vita, due sorelle che non c'entrano niente tra di loro, un film che io stesso ho acquistato nel... oh mio Dio, 2006... No, forse l'ho preso nel 2010. Comunque sì, film del 2005. E ve lo consiglio se volete un attimino sia ridere che piangere. Rosso come il cielo. Un film in realtà che io già avevo recensito, però vabbè. Allora, Mirko è un bambino toscano di 10 anni, intelligente e vivace, innamorato del cinema. Un giorno si ferisce mentre gioca in casa e perde la vista. Siamo nel 71 e la legge impediva ai non vedenti di frequentare la scuola pubblica e i genitori del piccolo sono costretti a metterlo in un istituto per ciechi. All'inizio Mirko ha difficoltà ad accettare la sua condizione, che è in grado di comporre storie fatte solo di suoni. Per lui si apre un nuovo mondo nel quale coinvolgere altri bambini e una favola sonora sarà il veicolo di una storia emozionante che conquista la forza della poesia. Questo è tratto da una storia vera, infatti stiamo parlando di Mirko, in realtà, che fu uno dei primi videomaker, diciamo, dei suoni non vedente, quindi cieco. Traduco perché le persone a volte non capiscono. È stato proprio, un film americano? No, ragazzi, è italiano, cioè sembra strano, ma è un film italiano e fatto anche bene. Ho comprato il DVD originale delle solite ceste nei supermercati a 2 euro e... non lo so, mi attirava molto la locandina, le immagini, lo sapete, i miei film come sono. E quindi, veramente mi è piaciuto. È del 2005, la regia è di Cristiano Bortone. Ossia produzione. Ve lo consiglio se volete entrare in un altro mondo. È un film che vi cattura, perché è molto realistico. E poi anche la maggior parte dei bambini sono veramente ciechi, quindi l'hanno presi apposta. Molto bello. E infine, se volete ridere a crepapelle, Sole a catinelle, ho fatto anche la rima. Non so se adesso mi segnalano per copyright, visto l'articolo 13, vabbè, chi se ne frega. Allora, perché ho comprato il DVD originale? Ma è Checco Zalone, compri DVD di Checco? No, in realtà ho comprato solo un DVD di Checco, sia questo, perché secondo me di tutti i film che ha fatto Checco, l'unico che ne vale la pena comprare il DVD è questo, perché c'è un significato molto più profondo, che comunque è legamo, sì. Sempre polacca, il legame tra padre e figlio, che comunque è molto importante, fa ridere anche la scena con la zia del Molise. Si sarebbe mosso con tutti i 10, papà ti regala una vacanza da sogno. E questa è la promessa che Checco fa al figlio Nicolò, fin qui tutto bene. Il problema è che Checco, venditore di spirovolvere, non aveva più soldi, quindi è in crisi, e lo porta praticamente non all'estremo bensì in Italia. E quindi appunto in Molise si trova poi a casa di Zodi, una ricchissima ragazza, figlio che ha un figlio dell'età di Nicolò, insomma poi succedono varie cose e alla fine lui scrive un tema in classe dove la maestra è sconvolta perché dice non può essere che in 3 mesi dell'estate questo bambino ha vissuto cose pazzesche. E sì, è anche un po' il destino. Nulla ragazzuoli, vi consiglio questi 3 film da guardare. Quindi 2 film italiani, stranamente, perché normalmente compro solo film americani, e uno ovviamente made in USA. Ok, immagine di copertina fatta, ditemi che cosa ne pensate e se li avete già visti. Benissimo, la puntata dei DVD originali by Loletta della nuova rubrica cinema finisce qui. Vediamo, e adesso farò un bel po' di stacco e di pausa. Ci vediamo a febbraio
penso. Il tempo che smaltisco questi fino a tutto gennaio, avete queste rubriche. A inizio febbraio, se tutto va bene, questa rubrica, bene o male, vi è piaciuta, magari ha fatto schifo la prima. Vabbè, non ho messo magari bellissimi film, non lo so, anche se per me sono stupendi, cioè, insomma, c'era Casper, vabbè. Comunque, quindi a febbraio, se tutto va bene, come views totali e tutto della rubrica Questa Cinema, inizierò la rubrica cinema dei DVD dei film scaricati, poi l'ho letta, che sono un botto, quindi a iniziarli veramente tutti da capo. Penso che anziché fare tre film, ne farò cinque. Cinque per ogni puntata, in maniera molto breve e sintetica. Ciao ciao!